Dal 20 al 22 di ottobre, come ogni anno, torna il Club Tenco, la rassegna dedicata alla canzone d'autore, 3 giorni al Teatro Ariston di Sanremo per consegnare le targhe Tenco, ma anche i premi Tenco. E tra i premi Tenco quest'anno c'è un nome davvero importante, lui è stato definito l'ultimo dei cantastorie. Otello Profazio, nostro ospite oggi pomeriggio per parlare del premio Tenco e della sua lunghissima carriera. Buon pomeriggio Otello Profazio, benvenuto a Radio Gold. L'ultimo dei cantastorie, forse sono l'ultimo, speriamo di non essere l'ultimo e che qualcuno segua le mie piste, dopo quelle dei grandi Orazio Strano in Sicilia e Ciccio Busacca, famosissimo, no? Io sono molto contento perché è la prima volta che un italiano, per giunta calabrese, vince questo premio che era monopolio degli americani soltanto. Allora partiamo proprio da qui, cosa ha provato quando l'hanno chiamata per dire che quest'anno il premio sarebbe andato a lei? Sono rimasto contento perché avevo visto fra l'altro uno dei commissari a Verona, dove avevo fatto lo spettacolo con Voltarelli, con Peppe Voltarelli, che ha fatto un disco con la mia dedicato a me. Voltarelli canta Profazio, fra l'altro anche lui è premiato con una targa. Quindi abbiamo sconfitto, lui veramente ha sconfitto Francesco De Gregori perfino e Peppe Barra, ecco, per l'acquisizione di questa targa. Io sono stato contentissimo perché me l'hanno detto in anteprima che avevano deciso. Io la contentezza lì per lì non mi ha fatto dire che io questo premio me l'aspettavo 15 anni fa. Perché non è che è cambiato niente, ma allora c'erano gli antropologi e gli etnologi che avevano delle remore sulla mia attività, mi accusavano di edulcorare, non pensate, intanto questa è la canzone di autore, sia pure in dialetto o quasi, no? Ma mi dicevano che la mia funzione più grande è stata quella di ricercatore, perché io ho registrato 300 ore di documenti autentici, a parte le cose che ho poi riproposto io. Quindi poi ho fatto delle trasmissioni alla radio per 20 anni, quando la gente canta, si chiamava questa alla radio, che ha veramente spopolato, e poi praticamente ho tenuto a balia dei cantautori e dei cantastori eccezionali come Matteo Salvatore e anche la Rosa Balestreri, oltre che il duo di Pianena, che io l'ho tirato fuori dal gruppo padano di Pianena e l'avevo ridotto in duo, il duo di Pianena. E ancora sarebbero veramente in voga, secondo me, se Delio Chittò, uno dei due, non avesse perso completamente la voce. Erano quelli dell'Uva Fogarina, quanto è bella l'Uva Fogarina e altre cose. Sì. E poi c'è anche il lavoro sui testi di Ignazio Buttista, anche qui credo sia uno dei primi casi in Italia in cui un cantante, cantautore, decide di scrivere su testi di un poeta. No, non solo questo. Io ho scritto anche su versi di Quasimodo, ho fatto L'Alto Veliero, ho musicato L'Alto Veliero. Per quanto riguarda la questione Buttitta, Ignazio Buttitta per me è un grandissimo poeta, che chiamarlo poeta dialettale è veramente vergognoso per chi lo fa, perché per me Dante Alighieri è siciliano. Ora la questione è questa, che quando io prendo in repertorio una canzone, una ballata eccetera, deve essere mia. Cioè, non deve essere mia che io gliela devo rubare. Cioè, Buttitta scriveva di getto, no? E scriveva delle cose immusicabili. Io praticamente, tranne qualcuna che ho lasciato integra come era fatta da Buttitta, ho sintetizzato i testi di Buttitta. E credo che... se non erano già capolavori prima, lo sono diventati dopo. Fra l'altro, i traduttori di Buttitta praticamente hanno tradotto le sintesi e le manipolazioni che ho fatto su Buttitta stesso, il quale era contento quindi di questa manipolazione.
capito? Quindi lui stesso era contento per gli abbellimenti che avevo fatto. Però ci sono dei capolavori con Buttitta, che sono Il lamento per la morte di Turidu Carnevali, che poi dopo di me incise anche Ciccio Busacca, oppure Il seno del sole, che riguarda la tragedia di Marcinelle, famosa, insomma, dove morirono moltissimi italiani nella miniera di Marcinelle, proprio in Belgio, e tante altre, poi dei piccoli capolavori, perché certe ballate che erano lunghissime, dei poemi, io le ho ridotte a canzone. Ed una di queste, fra le più belle, con una musica che poi è stata la colonna sonora delle Terre del Sacramento in televisione, Lume Paesi la canta anche Voltarelli. Un altro dei tanti capolavori, forse uno dei più importanti, non solo nella sua discografia, ma nella discografia italiana, è stato l'opera L'Italia cantata dal Sud, che è stato ristampato alcuni anni fa per il quarantennale. L'Italia cantata dal Sud, dove io, prima di tanti altri che hanno scritto poi romanzi e storie spiegando come l'intervento piemontese è stato veramente distruttivo per il Sud, eccetera, io già prima, e questo parlo negli anni 60-65, ero uscito con la Cetra con il disco L'Italia cantata dal Sud, che era piaciuto tanto a Carlo Levi, che ne aveva fatto la presentazione. Addirittura ha illustrato in copertina questo disco, dove si parla di Garibaldi, si parla di emigrazione, si parla di brigantaggio e si dice praticamente che violentemente che i piemontesi su come li pulci, i piemontesi sono come le pulci, vanno ogni vonno, vanno dove vogliono e succano a un bonno e succhiano dove possono. Quindi i piemontesi non mi vorranno bene, però io lo dico lo stesso. Un altro dei temi importanti è appena accennato, quello dell'emigrazione. C'è una canzone che è la canzone dell'emigrante, che trattava di fatti di più di 100 anni or sono, ma sembra che parli di oggi. Questo è uno dei temi principali della società contemporanea, dell'Europa contemporanea, è l'emigrazione. Certo, ce ne sono veramente due. Una antichissima, O che spartenza dolorosa e amara, che fu ripresa da Ennio Morricone e messa come colonna sonora di un film dove si trattava anche di emigrazione. E poi c'è famosissima la ballata epica dell'emigrazione, come io l'ho denominata, che va sotto il titolo più specifico di Mannaia all'ingegnere. Cioè, mannaggia all'ingegnere che ha inventato la ferrovia, dicevano i nostri emigranti. I nostri emigranti dicevano, mannaggia all'ingegnere che ingegnò la ferrovia, che inventò la ferrovia, che se non faceva i mezzi all'America non si ia, come se si potesse andare in ferrovia. E poi se la prendevano con Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, che facisti, la meglio gioventù tu rovinasti. Ed io che vinni mi passo lo mari con che doligno nero di vapori. L'America che è ricca di denari e giriata di palli cannoni. E le mogliere degli americani ciangiano forte che restaro soli. Nelle sue canzoni ha sempre usato molto più l'arma dell'ironia che non quella della retorica. Io credo di essere il più antirretorico che si possa essere. Cioè, noi del Sud ci vantiamo e diciamo sempre di essere nostalgici, praticamente ci diciamo di essere i proprietari della nostalgia. I nostalgici sono le genti del Sud. Invece è vero, c'è questa nostalgia. C'è la nostalgia però non del paese com'è oggi, del paese di una volta e della gente che c'era una volta quando eravamo bambini e praticamente siamo nostalgici della fanciullezza ancorché povera, ma non siamo i proprietari della nostalgia, perché io ho visto gente, anche gli americani piangere di nostalgia di New York, che pure da tutti viene considerata una città tremenda. Ecco, quindi la nostalgia è proprietà di tutti.
Un altro dei temi che non è mai mancato nelle sue canzoni è uno dei temi ancora una volta centrali del sud Italia, dell'Italia intera, che è la mafia. C'è una canzone della mafia, Mafia e Parrini. È cambiato qualcosa da 40 anni, 50 anni fa a oggi? Ma no, purtroppo io da calabrese critico credo che non sia cambiato granché e che sia difficile che cambi il tutto, perché anche la classe politica non aiuta in queste cose, perché intendiamoci, non è che la classe politica del sud sia peggiore di quella del nord, eh. Quella del nord magari è più fine come il fatto della DC di una volta, le cui ruberie non si vedevano, invece quelle dei socialisti erano evidenti, no? Così è chiaro, perché io addirittura ho una stesura di tutti i latrocini di tutti quanti. E ultimamente poi c'è un'altra cosa. Io proprio di indole e di ideologia sono socialista, non sono comunista, ma sono forse il cantante che più si è esibito nei festival dell'Unità. Posso citare per esempio 2 volte il Festival dell'Unità Nazionale, sempre parlo di Festival Nazionale di Firenze, 2 volte quello di Torino, 1 volta quello di Milano. E poi tanti e tanti altri nei paesi, e perfino quello di Novellara, il più grande festival dell'unità al quale ho partecipato, in provincia di Reggio Emilia. Ecco, ora io non sono comunista, proprio non credo al comunismo, però mi hanno sempre commosso quelli che ci credevano, non i D'Alemi, ma parlo dei comunisti, di Pietro Ingrao, Pietro Ingrao. E ultimamente uscirà, proprio il prossimo disco che uscirà, si intitola La Storia, e praticamente inizia con la ballata consolatoria del popolo rosso. Non t'avviliri compagno, compagno non t'avviliri, quando ti pari che arrivi sei ancora alla commissaglia, sei ancora all'inizio. Ecco, per cambiare le cose ci vuole del tempo. Ma secondo me è difficile arrivare al comunismo, però sono lodevoli quelli che ci credono. E come dicevamo, al Tenco ci sarà anche Peppe Voltarelli, che ha vinto la targa come miglior interprete con un disco dedicato alle canzoni di Otello Pro Fazio. Voltarelli canta Pro Fazio. Sarete sul palco la stessa sera. Presumo che suonerete anche qualcosa insieme, giusto? Sì, ci saranno 3 parti praticamente. C'è la parte mia, perché è il premio vero, quello è il premio Tenco alla carriera, no? Poi ci sarà Voltarelli che canterà 2 canzoni del disco, e poi faremo, credo, il finale assieme, tutte e due in combutta, cantando delle canzoni mie, ovviamente, a 2 voci, e chiacchierando sulle canzoni mie. Allora, diamo a tutti l'appuntamento al Club Tenco, al Premio Tenco a Sanremo, dal 20 al 22 di ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, per ascoltare Otello Pro Fazio, Premio Tenco 2016, e Peppe Voltarelli che canta le canzoni di Otello Pro Fazio e il disco con cui ha vinto la Targa Tenco 2016. Grazie ancora Otello Pro Fazio per averci presentato il lavoro, ci risentiremo sicuramente quando uscirà il disco nuovo. Assolutamente, va bene, d'accordo, arrivederci.